C'è un trend in riduzione delle patologie neoplastiche professionali, mentre c'è un aumento del numero delle neoplasie non professionali. L'asbesto o amianto ormai non è più utilizzabile per legge dal 92-94 in Italia, ma continuiamo a pagare un tributo comunque pesante. Il killer silenzioso continua a fare danni mentre cambiano i rischi professionali. Se il numero dei tumori attribuibili a fattori occupazionali è in calo, circa il 5% del totale, l'attività di prevenzione è necessaria per far emergere i casi nascosti. Grande attenzione a quei settori dove c'è il rischio di esposizione a elementi cancerogeni. Per esempio, alcune lavorazioni del legno, anche le attività che sembrano meno apparentemente pericolosi, attività dove di carrozzeria, di lavorazione delle macchine, no? Di manutenzione delle macchine. Noi abbiamo gli oli lubrificanti che sono riconosciuti cancerogeni. E poi ci sono i nuovi rischi che hanno molto a che fare con la postura e l'utilizzo di strumenti tecnologici che sono legati in particolare al lavoro da casa. La postazione ergonomica che si ha in ambito lavorativo molto probabilmente è diversa da quella che si assume in ambito domestico, dove c'è anche chi lavora sdraiato a letto, c'è chi lavora anche in orari dove dovrebbe aver già spento il videoterminale.